Facciamo il prezzemolo in conserva, mantenendolo sempre fresco e verde, tratto dal ricettario della nonna. Laviamo il prezzemolo. Lasciamo scolare fino ad essere completamente asciutto. Mettiamo in tavoliere di legno ed eliminiamo le foglie più vecchie e gialle. Eliminiamo il cambo superfluo. Tagliamo le foglie. Spezzettiamo. Adesso muniamoci di sale, olio di oliva e vasetti ben sterilizzati prima. Mettiamo le foglie spezzettate in barattolo. Aggiungiamo un pizzico di sale, tanto quanto vedete in video. Continuare a strato ad invasare il prezzemolo, includendo il sale. Esattamente così, fino a raggiungere il bordo del barattolo, dove si va a versare il sale a finitura. Ora versiamo l'olio di oliva, fino a ricoprire il prezzemolo. Facciamo riposare ed aggiungiamo olio fino all'orlo. Chiudiamo, etichettiamo, andiamo a riporre in un luogo fresco e buio, dove si terrà verde fino a 6 mesi dopo il confezionamento. In questo modo abbiamo il prezzemolo fresco ed olio aromatizzato. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina, così da ricevere aggiornamenti frequenti. Ciao!